Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la puntata fatta da voi e per voi, questa più che mai, che come sapete essere la prima puntata del mese nel quale parliamo dei progetti più graditi, quelli più curiosi e ovviamente della foto che ha ottenuto più mi piace durante questo mese di giugno. E questa, vi avviso, sarà la penultima puntata prima della pausa estiva. Poi ci sarà ovviamente l'ultima per salutarci, che sarà una puntata molto molto particolare. Ci saranno tante sorprese, ma veniamo alle sorprese di quest'oggi. Parliamo di queste meravigliose signore e non solo. Ebbene sì, finalmente abbiamo anche un uomo e la sua creatività. Ok, mi sono persa il filo, quindi iniziamo subito. Ricominciamo, ricomponiamoci e ovviamente ricominciamo dalla sigla. Il primo progetto di cui parleremo quest'oggi è di Carla Rametta, che ha utilizzato, vediamo. Carla ha utilizzato la Lycra Lux Gold, l'uncinetto 6,5 per tutta la borsa e invece il 3,5 per i manici. È una borsa che le è stata commissionata da sua sorella, una vera e propria chicca apprezzata una volta terminata da lei e anche dalle sue amiche. Come l'ha realizzata? Lo abbiamo detto prima, con la Lycra Lux Gold. È stato molto semplice farlo, anche se, come sapete, la Lycra Lux ha una parte laminata, che è quella diciamo visibile esternamente, ma all'interno invece un colore in tinta unita molto più uniforme che richiama ovviamente la tonalità, nel caso della Lycra Lux Gold appunto il giallo. E quindi ci ha detto che durante la lavorazione ogni tanto poteva mostrarsi questa parte gialla e che quindi qualche volta ha dovuto riprenderla affinché fosse del tutto uniforme e si vedesse e prevalesse solo la parte prettamente Lux Gold proprio della Lycra. Le dimensioni della borsa finita, ovviamente escluso i manici, sono di circa 28x28 cm e lo spessore di circa 8 cm. Ha utilizzato circa 400 grammi di filato, ovvero una rocca intera e un po' della seconda, ma ci ha inviato anche un messaggio vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Buonasera, allora io mi chiamo Carla, ho quasi 59 anni e sono laureata in informatica e insieme a due colleghe biologhe siamo titolari di un laboratorio di analisi su alimenti e acque potabili, insomma ci occupiamo di sicurezza alimentare. Durante il primo lockdown, dato che il nostro lavoro era sostanzialmente fermo, ho riniziato a lavorare in prima battuta soprattutto ai ferri, perché ai ferri ho sempre lavorato fin da ragazza, diciamo. Poi sono venuta a conoscenza di queste borse essenzialmente a mattonelle, mi sono interessata, ho cominciato a farle e ne ho fatte diverse per varie mie amiche, per mia sorella, per mia nipote, eccetera. E così ho continuato e ne ho fatti di tutti i tipi, diciamo, sia a uncinetto, alcune anche ai ferri con una lavorazione entrelac, spesso utilizzando appunto il cordino sublime. Grazie infinite Carla per questo primo meraviglioso progetto e bravissima. E veniamo invece adesso al secondo progetto di oggi. Mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto il progetto, mi è piaciuto chi lo ha indossato e anche chi lo ha creato di conseguenza. Mi sono piaciute le foto, insomma mi è piaciuto davvero tutto e quindi ho ritenuto opportuno davvero citarlo. Lui, che parliamo di un lui, è stato carinissimo, disponibilissimo e ci ha permesso appunto di parlare del suo progetto, ci ha parlato di sé, ma soprattutto si è soffermato sulla sua creazione e ci ha dato anche qualche consiglio. Parliamo del progetto di Simone Bozza, che ha realizzato questo fantastico cardigan dai colori caldi utilizzando, vediamo cosa. Simone ha utilizzato 6 colori, vale a dire il bianco, il bordeaux, il grigio, il rosa antico, il marrone e l'arancio, il tutto lavorato con un uncinetto 3,5. Simone vive a Londra, ma è originario di Portogruaro, in provincia di Venezia. Lavora all'uncinetto da circa 3 anni
e si è appassionato a questa arte creativa, iniziando piano piano a seguire i tutorial dell'angolo di Chris. Voleva realizzare questo cardigan, un cardigan oversize, perché magari molte volte l'uncinetto, insomma, viene accostato più ad un'estetica femminile. Lui giustamente l'ha resa, diciamo, un po' più versatile, un po' più unisex, realizzandola appunto in modo tale che potesse vestire in maniera un po' più larga e più comoda, con questo mix di colori e nel dettaglio in questo modo. È partito da una foto su Instagram e poi ha realizzato un quadrato idealmente largo quanto la sua schiena. Da lì lo ha utilizzato come campione. Ha calcolato poi altre parti del corpo e le ha lavorate senza cucitura, in quest'ordine: spalle, parti inferiori, fianchi, maniche, e alla fine ha fatto altri 3 giri di lavorazione per aggiustarne la vestibilità. Per dargli poi un tocco ancora più unisex, ha deciso di realizzarlo a filet, diciamo a rete, quindi maglia alta separata da 2 catenelle lavorate punto su punto. Lui ha calcolato un punto vita di circa 104 cm, quindi una taglia L. L'ho lavorato molto morbido in modo tale che potesse essere davvero molto versatile, pratico e anche comodo da indossare. Ci ha dato oltretutto anche un consiglio, soprattutto magari per avere una vestibilità un po' più country, un po' più virile, diciamo. Secondo lui, realizzare lo stesso cardigan con il Drake oppure il Green Day darebbe sicuramente un tocco ancora più country, probabilmente anche un po' più mascolino, in modo tale davvero che possa essere utilizzato anche da mariti, figli, insomma, ecco, chiunque voi vogliate, perché davvero, insomma, questo cardigan di Simone, soprattutto realizzato con questi colori, sicuramente si abbina perfettamente e non lo rende un capo prettamente femminile, ma anzi molto maschile. Quindi bravissimo Simone, un bel abbinamento. Borsa e completino, perfetto. Lo ha realizzato Angela Colagrande, vediamo con cosa. Angela ha utilizzato una delle tante borse Yuta presenti sul nostro sito, questa volta però con la variante verde, decorata probabilmente prendendo spunto anche dalla Sac Kaba di Kao, vale a dire di Crochet Maniac, e ha realizzato poi anche questo completino con Liggy, nel quale prevale il colore pistacchio. L'uncinetto probabilmente utilizzato va dal 2,5 al 3,5. Un abbinamento decisamente niente male, che le sta benissimo. Ci ha inviato anche un vocale con alcune foto, quindi ascoltiamo e guardiamo insieme. Buonasera, sono Angela Colagrande, ho 67 anni e chiamo da Bari. Grazie per aver apprezzato il mio lavoro e grazie a tutti che, a voi come ditta, che siete splendidi e sempre disponibili. Avete dei prodotti meravigliosi che soddisfano anche le principianti come me. E diciamo che da 5 anni ho incominciato a lavorare all'uncinetto e è diventata la mia passione, e da quando sono andata in pensione. E questa borsa è stata realizzata da uno spunto dalla recensione della Fatta Tutto Fare sulle borse Yuta. E lì veramente mi sono fatta aiutare da mio marito per il disegno, poi l'ho completata io. Mentre poi, come l'ha fatta quest'anno che è tutto incordinato, ho pensato anche a fare un completino da mare. E ho usato Liggy verde, color pistacchio, che si intona alla borsa. E ho fatto un punto granny, poi di lì è partito, ho cercato di abbinare anche le mattonelle. Trovo lì c'è un filato stupendo, l'ho sempre usato e tutti i prodotti, tutti i miei lavori sono completamente perfetti con lì, lo trovo veramente un cotone stupendo. E che dire, grazie di aver apprezzato il mio lavoro e questo mi dà motivo di continuare sempre di più. Grazie. E grazie a voi che siete una squadra stupenda, Valentina e tutta la sua equipe. Grazie, grazie ancora. Grazie a te davvero Angela, grazie anche per apprezzare tutti i nostri articoli e tutti i nostri servizi. Questi feedback ci aiutano sempre tantissimo a fare sempre di più, quindi grazie davvero e ovviamente complimenti.
Parliamo adesso della foto che ha ottenuto più mi piace durante il mese di giugno. Questa signora in realtà l'abbiamo già vista nelle precedenti puntate, non molte puntate fa in realtà, nel quale aveva realizzato una magnifica t-shirt con il Donny Color. Questa però borsa che ha realizzato vi è piaciuta davvero tantissimo, ha superato i 500 mi piace e continua ad accumularne ancora. Parliamo di Gemma Apollonio, per il quale ho una affetto smisurato, perché è davvero di una dolcezza, di una carineria infinita, e lei lo sa. Ha realizzato questa borsa, vediamo con cosa. Gemma ha utilizzato la borsa Yuta della variante verde, l'Iggy e il Jovi, un bel mix per realizzare proprio questa fantasiosa creazione. Ci ha inviato un video, questa volta ebbene sì, si è mostrata, è stata davvero molto chiara, molto disponibile, quindi godiamocelo insieme. Buongiorno a tutte, mi chiamo Gemma e sono qui per presentarvi questa borsa che ho eseguito con il filato Iggy, con cui già avevo fatto questa maglietta, questo pullover da indossare nelle serate un po' più freschine. Adesso certo fa un po' caldo. In più ho usato anche il filato Jovi, con cui avevo eseguito un altro progetto, una maglietta con le maniche corte. Allora, ho cercato in rete il modello di una piastrella che si adattasse alla misura della borsa, che è 30x30, e poi ho cucito le due piastrelle davanti e dietro, e la misura della borsa è 30x30. E ha già i fianchi e il sotto colorati, per cui non richiede neppure di eseguire il lavoro molto fastidioso dei fianchi e del sotto. Poi ho applicato un bottone a calamita e ho eseguito anche una taschina interna, che non so se riuscite a vedere bene, per poterci mettere i documenti, e l'ho fatta a punto basso e poi l'ho cucita, come ho cucito del resto la borsa, con del filato trasparente, sempre di Tessiland naturalmente, perché ormai io sono una Tessiland dipendente, ci tengo a dirlo. Niente, per quanto riguarda la mia vita, come ho detto, sono una pensionata, quindi adesso mi dedico molto all'uncinetto, qualche volta lavoro a maglia, all'enigmistica classica e qualche buona lettura, e per il resto aspetto l'inverno per poter acquistare altri prodotti della Tessiland e fare altro. Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio in particolar modo Valentina e vi auguro una buona estate e un buon lavoro. Che dire, grazie ancora Gemma per averci permesso di parlare nuovamente di te, complimenti per questo progetto e grazie infinite soprattutto per la tua dolcezza e per le bellissime parole che te ci siamo scambiate. E questa penultima puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io ringrazio davvero tutte le persone che in questa puntata, ma anche nelle puntate precedenti, ci hanno permesso di parlare della loro creatività, del loro mondo privato, ma anche appunto dedicato all'handmade, dei loro progetti, e che ci hanno permesso insomma di dare sicuramente tanti spunti ed essere delle grandi fonti di ispirazione. Quindi davvero grazie, 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 ma ovviamente ci rivedremo al termine della pausa estiva. E vi ricordo nel frattempo che la prossima puntata, l'ultima prima della pausa, che sarà davvero ricca, molto piena, pullula di tante sorprese, andrà appunto in onda tra 2 settimane. Vi consiglio davvero di non perdervela, perché ci saranno ospiti, perché parleremo di tante cose, ci saranno sorprese, ci saranno novità, e poi almeno ci potremo salutare per poi ritrovarci tra un po'. Vi ricordo però, prima di salutarci, la nostra sfilza meravigliosa di social e di appuntamenti, che invece continueranno ad accompagnarci anche nel corso dell'estate. Vale a dire, continuate a pubblicare, perché poi comunque torneremo con Condivision e vedremo i progetti che più sono stati graditi durante i mesi estivi, ponendo sempre l'articolo che avete utilizzato. Iscrivetevi sul nostro canale YouTube ed attivate la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, su tutte le nostre novità, su tutte le nostre sorprese,
Pugliese, su tutte le nostre rubriche, su tutto ciò che riguarda insomma il mondo Tessiland, di seguirci anche sugli altri canali social, vale a dire Instagram, Pinterest e TikTok, di leggere il nostro blog che potete trovare direttamente sul nostro sito scorrendo la pagina, arrivando quindi in fondo alla voce informazioni troverete proprio la voce blog, e lì ci sono degli articoli che possono essere molto utili, di ispirazione o che semplicemente potranno anche nutrire la vostra sete di creatività. I link di tutti gli articoli di cui abbiamo parlato quest'oggi li potrete trovare proprio nel box qui informazioni o nella i posta qui in alto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!